Italia ha perduto il 15% delle campagne a causa dell'abbandono e della cementificazione. È questo l'effetto ultimo di un modello di sviluppo incalzante e sbagliato, che ha provocato la scomparsa di 2,6 milioni di ettari di terra coltivata negli ultimi 20 anni. A riportare la questione del consumo di suolo in primo piano è la Coldiretti, in occasione del blitz organizzato dagli agricoltori e dagli allevatori in molte città nel giorno di Pasquetta, tradizionalmente dedicato alle scampagnate e alle gite fuori porta. Per la prima volta è stato stilato e reso operativo un piano nazionale per l'olio italiano. Prevista dall'articolo 4 del decreto legge 51/2015, la misura prevede l'incremento della produzione nazionale di olive e olio extravergine, la promozione e la valorizzazione del prodotto e una forte organizzazione della filiera nazionale. Iniziamo a costruire una strategia produttiva che mancava da troppi anni in Italia. Questo è il commento del ministro delle politiche agricole Maurizio Martina, che prosegue: abbiamo deciso di investire 32 milioni di euro per aiutare la riorganizzazione del settore olivicolo e oleario italiano, che potrà essere ulteriormente supportato con le risorse regionali dello sviluppo rurale. È stato formalmente approvato in conferenza Stato-Regioni il Piano Strategico Nazionale del Biologico, un documento che prevede 10 azioni: uniformare le modalità di applicazione della misura di sostegno all'agricoltura bio prevista dai PSR regionali, favorire l'aggregazione tra gli attori del comparto attraverso la realizzazione di forme associative, introdurre un marchio distintivo, promuovere il bio made in Italy e stimolare l'utilizzo di prodotti biologici nella ristorazione ospedaliera e mense scolastiche, favorire la semplificazione normativa e la conoscenza, con l'istituzione di appositi percorsi universitari, migliorare i sistemi di certificazione e controllo, con un'attenzione particolare alle importazioni da paesi terzi, costituire infine un comitato permanente per la ricerca e l'innovazione in agricoltura biologica. Se i consumi interni di prodotti biologici sono aumentati del 20% nell'ultimo anno, il comparto in Italia interessa oltre 1,3 milioni di ettari di superficie, più di 55.000 operatori e realizza un fatturato di quasi 4 miliardi di euro. La dotazione media annuale destinata alla ricerca nel settore del bio ammonta a circa 3 milioni di euro e sono attualmente in corso 17 progetti nazionali e 7 internazionali. L'Italia è il paese europeo che vanta il maggior numero di prodotti certificati, 805 quelli iscritti nel registro europeo, di cui 283 appartenenti al settore del cibo, 523 del vino, per un valore complessivo di 13,4 miliardi, pari al 10% del fatturato totale dell'industria alimentare. L'export dei prodotti a indicazione d'origine vale 7,1 miliardi, il 21% dell'ammontare complessivo delle esportazioni agroalimentari nazionali.